Un applauso, ragazzi. 108 sabati qui. 108 sabati qui. Nonostante tutto, giusto? Esatto, anche sotto la pioggia. Sempre, anche d'estate. Perché la richiesta di pace non va in vacanza. Anzi, accogliamo tutti. E non siamo noi che accogliamo, ci autoaccogliamo, perché non c'è nessuno che qui è di casa. Siamo tutti ospiti di questa terra, tutti insieme, fratelli e sorelle. E io qui do la parola al nostro fratello John, che ci racconti un po' quello che sta succedendo nella sua terra e perché siamo qui oggi. Grazie. Tanto ciao sorella. Ciao. Bene. Allora, io non so, vorrei ricordare insieme, siamo qui per la pace. Eh beh no, non ci siamo, eh? Siamo qui per la pace. Eh beh no. Siamo qui per la pace. Meglio. Per il rispetto dei diritti umani. E che cavolo però. Ho sentito solo la sua voce, la... Per il rispetto dei diritti umani. Sì. Per la giustizia. Sì. Ma la pace, quando è che la vogliamo? La vogliamo adesso. Sì. La vogliamo adesso. Sì. La pace la vogliamo qui a Torino. Sì. La vogliamo in Piemonte. Sì. La vogliamo in Italia. Sì. La vogliamo in Europa. La vogliamo in Africa, la vogliamo in America, la vogliamo in America, in tutto il mondo, la vogliamo in Palestina, la vogliamo in Ucraina, la vogliamo in Russia, la vogliamo anche in Israele, la vogliamo soprattutto in tutti quei paesi che non citiamo mai. Allora, un amico mi ha telefonato poco fa, anzi mi ha mandato un messaggio per essere più sinceri, e mi sta chiamando, mi ha scritto dal Sudan, ed è un cittadino di Torino, sudanese, che in questo momento si trova in Sudan perché i suoi sono praticamente sfollati, e mi ha detto di questo conflitto non si sta parlando. Inizio da questo conflitto qui, perché sicuramente devo parlare del mio paese di origine. Ma attenzione, noi ci siamo scordati della Siria, ci siamo scordati del Sudan, dell'Afghanistan, del Mozambico, della guerra in Libia, della guerra in Mali, la guerra in Burkina Faso. Diciamo, tutta l'Africa molto spesso non viene coperta. Ci siamo scordati quando abbiamo occupato l'Afghanistan e poi ce ne siamo andati, e nelle condizioni siamo andati per portare la democrazia, in realtà questa democrazia sta distruggendo tantissimi paesi. Non dico di essere contrario a un buon governo di un paese, ma non può essere che per le risorse, per avere le risorse minerarie, per avere l'energia che si prende nei nostri paesi, si porti conflitto con la scusa di portare la democrazia. Questo tipo di democrazia non la vogliamo. Allora, stop border violence. Questa campagna qui, io sono stato tra i primi a firmarla, perché lo dico, noi qui abbiamo dei ragazzi che provengono dai paesi Mali, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Camerun, Gambia, che sono ragazzi che sono arrivati da Forno Canavese per venire qui. Io vorrei anche, per solidarietà, perché non si sentano da soli, per loro un applauso. Direi così. È molto importante che si sentano a casa, che si sentano accolti, perché se un giorno toccasse a voi, toccasse ai vostri figli fra 30-40 anni, quando purtroppo non ci sarà nulla in Europa, probabilmente andranno in Africa, e io spero che vengano accolti, come noi diciamo sempre in Swahili, Hakuna Matata, sarete accolti, quindi questo è molto importante. Quindi arriviamo a questa marcia dei bruchi. La marcia dei bruchi è una marcia nata con gli studenti,
che hanno deciso di fare una marcia e perché, poiché io organizzo marce nazionali e internazionali da molto tempo per parlare di Congo, loro mi hanno chiesto se potevo pensare a una marcia che coinvolga le scuole. Allora, siamo partiti da Carmagnola il 3, quindi ho fatto, non dico tutto il Piemonte perché non c'è stata l'adesione che speravo, ma comunque ci sono stati tanti posti dove ho camminato con 800, 600, 500 ragazzi, ed è una cosa molto importante perché questi ragazzi si sono preparati, hanno lavorato a scuola. Questa marcia si concluderà mercoledì prossimo, di nuovo arriveremo qui con bambini, partendo da bambini delle elementari fino a studenti delle scuole superiori. Ma tutti noi all'est del Congo abbiamo perso parenti. Immaginate, abbiamo camminato un'ora, in un'ora in media muoiono 40 persone in Congo. 40 persone. Ora perché non se ne parla? Perché non se ne parla? Non se ne parla semplicemente perché le ricchezze che sono lì, li volete? Dico li volete perché sono le vostre multinazionali. Siamo qui per la pace, ma non possiamo lavarci le mani. Non possiamo lavarci le mani. Quindi siamo gente per bene, ma rendiamoci conto che se mio figlio, mio nipote, gli ho regalato un telefono a Natale, quel telefono ha dentro sangue congolese per le batterie delle macchine elettriche. Tutti vogliamo la macchina elettrica, ok? Però il cobalto che serve per questo, il 70% viene dal Congo. 70%. Però sapete cos'è l'Europa oggi? È l'Europa delle lobby, l'Europa della finanza, l'Europa, diciamo, dei politici. Noi in Congo stiamo morendo per causa sicuramente dei governanti congolesi, ma soprattutto per le multinazionali e i paesi europei. Cosa sta succedendo? Ci sono dei paesi vicini al Congo, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, che sono usati dalle multinazionali in complicità con governanti locali. L'Unione Europea, dico bene, l'Unione Europea sostiene le forze armate ruandesi che occupano e massacrano in Congo, fanno crimini contro le donne, ci sono donne che subiscono violenze come arma di guerra. Ora questo paese qua, il Ruanda, che non è nemico, noi non abbiamo nemici. Noi quando il genocidio è successo in Ruanda nel 94 abbiamo accolto i ruandesi in Congo, ma anche da prima. Ora perché l'Europa, che oggi accusa e in qualche modo dà le sanzioni alla Russia, no? Invece collabora con il Ruanda, sostengono i militari ruandesi, l'anno scorso hanno dato 20 milioni di euro alle forze armate ruandesi. E in questo momento che vi sto parlando, il 19 di febbraio, l'Europa ha firmato un accordo economico con il Ruanda per l'approvvigionamento dei minerali critici, minerali di tecnologia, che il Ruanda esporta avendoli saccheggiato in Congo. Ora l'Europa siete voi, sono io. Dobbiamo dire no a questo accordo, altrimenti queste manifestazioni non servono a nulla. Perché se parliamo della Palestina, parliamo dell'Ucraina, allora ci troviamo qui. Quando tocca al Congo non vogliamo prendere una decisione. Il Congo non vuole tenersi i minerali, ma li vuole vendere e vuole che i suoi figli non muoiano per andare a estrarre questi minerali qua. Le donne che subiscono violenze come arma di guerra. Basta. Quindi questo accordo del 19 febbraio l'Europa la deve cancellare, punto e basta. Ditelo ai vostri europarlamentari, quelli di Torino, del Piemonte, dite loro di discutere questo accordo e cancellarlo. Ogni uomo che è qua, che ha una sorella, che ha una figlia, che ha una zia, che ha una nipote, vuol dire che intorno a sé ci sono le donne, ci sono le bimbe, deve sapere quello che succede alle donne congolesi, alle bambine congolesi, alle donne anche ultraottantenne, con questo che si chiama stupro come arma di guerra, a quale diciamo no oggi, a quale dobbiamo continuare a insistere a dire no. Perché quando una bambina di 18 mesi o anche meno viene abusato,
con i miliziani per guarire l'HIV, tra virgolette, significa uccidere questa bambina. Molte di queste bambine muoiono perché non sopravvivono allo stupro, alle violenze che subiscono. Immaginate una bambina di 18 mesi. Le ragazze che vengono rapite. Ho fondato un'associazione in Congo che si chiama Gruppo Espoir, che sostiene le donne, le bambine, bambina di 11 anni che viene rapita mentre va a scuola in un villaggio, perché spesso sono donne che si trovano nelle situazioni difficili, donne che si attraversano situazioni di vulnerabilità nei villaggi. Una bambina rapita che si ritrova in un campo dei miliziani, che viene buttato nelle mani di una persona anziana, di un cinquantenne, per essere moglie. E quella non è essere moglie, perché questa bambina subisce violenze, subisce stupro, non per divertirsi, ma è un modo di uccidere una popolazione, un modo di colpire anche gli uomini di questa nazione, di sabotare. Vuol dire, è uno stupro che porta a distruggere le famiglie, perché anche quando fanno irruzioni in una famiglia, questi miliziani iniziano a stuprare le ragazze, costringono i figli maschi a stuprare le sorelle o la mamma o anche le nonne. Volevo parlare in francese per inibire tutto quello che è di umano in questo ragazzo, per addestrarlo a diventare un mostro che andrà a uccidere, che andrà a stuprare. Uccidono anche il padre, magari di fronte a tutta, al resto della famiglia. Poi rapiscono queste ragazze, le portano come schiave sessuali. Quelle schiave che vanno a vivere lì, se tentano di scappare, alcune sono bruciate vive, alcune sono sepolte vive, alcune che rimangono incinta vengono sventrate. Alcune sepolte, per dire, vanno a sfertilizzare il sole. Vuol dire crimini orribili che succedono nel Congo, ma purtroppo in un silenzio totale, gente dimenticata. Se parliamo di 10 milioni di morti, alcuni parlano anche di 13 milioni, immaginate una città o un paese di 13 milioni di persone che tutti vengono uccisi in un silenzio, e nessuno parla di questo paese dove 13 milioni di persone sono sparite. Vuol dire le persone diventano anche disumani, anche loro non pensano alla vita umana, non c'è la sacralità di questa vita umana, come è dichiarato nei vari documenti che abbiamo, nelle varie convenzioni, che la vita umana è sacra. Non c'è la dignità umana quando una persona ultra ottantenne viene stuprata, per dire, che porta ricchezza e che magari muore a causa delle violenze che subisce. E lo stupro, in che modo? Usano anche fucili per distruggere le donne. Per questo abbiamo il premio Nobel per la pace, per dire, il medico che ripara le donne. Perché queste donne non sono più donne, li distruggono, è un sabotaggio. E noi dobbiamo continuare a sostenere questa situazione con il nostro silenzio? No, dobbiamo vedere, ascoltare i nostri politici, prendere delle decisioni che vanno a uccidere, che andranno a stuprare le persone, e rimanere in silenzio e tacere. Io penso che anche noi saremo complici di questa situazione se non facciamo niente, se non diciamo niente. Per le donne congolesi, per le donne palestinesi, per le donne ucraine, che sono tutte uguali, una è solo magari bionda, l'altra è un'araba, l'altra è nera come me, ma hanno dignità uguali, hanno diritti uguali, e tutti dobbiamo decidere di andare in piazza a parlare per tutte queste tre donne allo stesso modo. Nessuno ha diritti più dell'altro e nessuno ha dignità più dell'altro. Tutte siamo donne, e ogni donna che è qua deve sapere andare in piazza, deve sapere documentarsi, informarsi su quello che succede nel resto del mondo, perché abbiamo la fortuna di essere qua, ma se noi
eravamo nati in questa situazione, in questo villaggio, che adesso che stiamo parlando c'è una ragazza, c'è una bambina che è tenuta come schiava sessuale, che magari c'è una persona anziana, invece di essere al sicuro e a rischio di subire tutte queste situazioni. Noi siamo fortunati, ma pensiamo ad altri, perché potevamo anche nascere lì e poteva toccare a noi. Grazie.